Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Location alquanto esotica, ma che spiega anche la mia assenza di questi giorni, perché di fatti sono tornato giù per le vacanze natalizie a casa dei miei genitori e diciamo che ho avuto qualche problemino nel settare nuovamente la postazione. Mi hanno dato una scrivania in mezzo all'anticamera, sembra una stanza di 100 anni fa, ma va bene così. Ma oggi siamo qua perché, come ogni venerdì, è il momento della promo. E che promo? Perché è uscito il team Wildcard numero 2 con una serie di chicche veramente particolari e anche qualche giocatorino carino per la Serie A, quindi mettetevi comodi e andiamo subito a vedere i giocatori. Partiamo subito con Karim The Dream Benzema. E che carta questa qui? Perché è un giocatore spaziale con questo 92 di overall che è praticamente già in odore di Toti, 5 di skill, 4 di piede debole per lui, quindi upgrade per quanto riguarda le stelle skill. Può fare il centrocampista e il COC come ruolo di partenza. È rapido, è lengthy soprattutto, gran passaggi, 92 di freddezza, 95 di reattività, 90 anche di forza e delle discrete statistiche difensive. Secondo me questo lo hanno reso il centrocampista ideale in un 4-3-2-1. Quello più offensivo con licenza di uccidere, questo Karim lo fa di Cristo. L'unica cosa è che costerà, secondo me, tantino in questa prima fase e poi vedremo il Toti come sarà, perché ovviamente, essendo vincitore del Pallone d'Oro, prenderà anche quella versione lì. Seconda carta che vediamo è Kimmich, versione 91, quindi rispetto alla carta 89 prende più 10 di velocità, 8 di tiro, 3 passaggio, 15 di dribbling, 2 di difese, 2 di fisico, 4 di skill e 4 di piede debole per lui. Buone le statistiche di velocità, dribbling tutto quanto maxato, ovviamente perché è una statistica che gli ha messo a 99, tipica di questa promo. Buone le intercettazioni, buona la mentalità difensiva, spicca quel 91 di aggressività, ma pecca un po' in forza. Questo qualora vogliate avere un giocatore lì messo in mediana della Bundesliga o tedesco è assolutamente probabile, anche perché è 1,77 m, quindi una specie di Kanté più alto, tipico della Bundes. Altro giocatorino che è uscito è questo Robertson, 5 skill, 2 di piede debole, che va a rimpolpare un po' la corsia di sinistra che al momento come terzini vede dominare Capdevila, Theo e Mendy. Onestamente mi puzza un po' quel 2 di piede debole, quel 5 di skill un po' inutile, ma è compensato da una gran velocità, da buoni passaggi, da un'ottima aggressività, buonissime stats difensive e anche una buona conduzione palla con l'alto alto di work rate, per cui questo qui non è da sottovalutare, soprattutto qualora dovesse andare a prezzi carini, è assolutamente un giocatore a cui dare fiducia. Altro giocatore a cui dare fiducia, secondo me, è questo Milinkovic-Savic, portiere di 2,02 m, ed è questo secondo me la novità che lo rende speciale, perché al momento giocatori così alti in porta, soprattutto in Serie A, non ci sono. E con i tiri da fuori, tiri ravvicinati, magari rasoterra, eccetera, avere un giocatore così alto in porta potrebbe tornare comodo. Quindi magari per le vostre Serie A tenete anche gli occhi aperti su questo Milinkovic, che credo costerà anche abbastanza poco. E poi guardate qua che cavolo hanno fatto. La redenzione di Gabriel Jesus Futmas, ragazzi. È rinato in questa versione wild card, 5 skill, 3 di piede debole, giocatore che però vedo più promettente su PS4, visto il body type. È molto veloce, con le skill ci siamo, chiaramente, è agile, ha un ottimo tiro, un buon passaggio corto. Pecca ovviamente in quello che è il discorso della forza, anche il parametro di freddezza magari mi sarei aspettato qualcosina in più, però insomma è un giocatore che di tutto rispetto sarà super hypato all'inizio, quindi non oso immaginarne il prezzo, ripeto però se lo dovessi consigliare lo consiglierei più che altro su PS4. Ma veniamo al dunque, perché il fenomeno indiscusso che tutti aspettavano all'interno di questa squadra è Raphaël Varane. Versione 88 che rispetto a quella 84 prende dei più 4 in velocità, tiro e passaggio, un più 6 in dribbling, un più 4 in difesa e 5 in fisico. 2 skill, 4 piede debole, normale alto il work rate, lengthy chiaramente per via di quello che è il rapporto tra quella che è la forza e l'agilità. Rapido, statistiche difensive sopra la media, 91 di forza, 83 di aggressività, buoni passaggi, statistica anche ottima per quanto riguarda la reattività e l'86 di freddezza. Me lo aspettavo leggermente più boostato, ma sappiamo bene come va a finire con Varane, che quando esce, nonostante la carta magari non ci dica granché, si rivela essere sempre uno dei difensori più rotti, quindi ocio, anche se costerà tantissimo anche lui.
All'Ansan Maxi Man, che fai? Non la metti in una versione speciale di Maxi Man pure quest'anno? 5 skill, 4 piede debole, body type stocky che a me non fa impazzire, velocissimo, un buon tiro penalizzato dalla finalizzazione, ottimi il passaggio corto. Questo è vero che ha 96 di agilità, ma dato quell'81 di forza e il body type stocky, non vi aspettate grandi cose palla al piede. È esplosivo come stile di corsa, quindi non proprio il massimo. Questo è il classico giocatore che secondo me all'inizio sarà in hype, costerà tanto, ma che a livello di rendimento non è che spiccherà sugli altri. Ocio, perché anche lui, come Gabriel Jesus, lo preferisco più su PS4 piuttosto che su PS5. Ahmed Musa, 3-3, attaccante, campionato turco, nigeriano, insomma. Un bacetto a Musa, ma penso che neanche lui si comprerebbe mai. Arriviamo a Birz, 4-4, 1,76 m, body type average che non mi fa impazzire, però quel 55 di forza lo rende sicuramente più mobile rispetto ad altri giocatori con questo body type. Difatti ha un'ottima agilità, un ottimo tiro, dei buoni passaggi, insomma tutte quante statistiche messe al posto giusto, però arrivati a questo punto del gioco secondo me non è un giocatore con statistiche talmente elevate da farvi dire no, devo portarmi a casa questo Birz. Peraltro è tedesco della Bundesliga, magari può essere una hidden gem se avete squadre di questo tipo, ma non ci perderei troppo tempo. Kevin Prince Boateng, difensore centrale addirittura, me l'hanno fatto, 4-4, e difatti questo 4-4 lo rende un giocatore abbastanza inutile per il DC perché non è velocissimo, anzi c'ha un 68 di velocità scatto che nonostante sia lengthy è praticamente inutile, normale come work rate. È finita un po' l'epoca di Boateng, che l'achievement più grosso è stato con la Satta, probabilmente. Anche Wigorst l'hanno fatto o ATT o difensore centrale, a caso. Stesso discorso per lui, campionato turco, nazionalità olandese. Questo potrebbe essere utilizzato da Super Sub come l'anno scorso per tenere la palla alta in caso di pressing negli ultimi minuti, ma onestamente le statistiche sono un po' imbarazzanti per quanto riguarda velocità, soprattutto passaggi e dribbling, quindi eviterei. Jordan Amavi, versione speciale anche per lui, un terzino destro francese che vi permette di poter avere qualche link interessante, visto che quest'anno è passato al Getafe in Liga Santander. Non male, veloce, 5 di piede debole, ottime stats difensive, 89 di aggressività, 87 di forza, buona anche l'agilità, pecca leggermente in freddezza perché siamo al limite con 80, però insomma è un giocatore anche qua da tenere in considerazione, così come lo è questo Brahim Diaz, perché vi fa il trequartista, un ruolo che soprattutto in Serie A è molto carente. Ha 4 skill e 5 di piede debole, è veloce, ha un ottimo tiro, dei ottimi passaggi, è agile, ha anche un buon body type perché è lean, quindi secondo me questo per una Serie A è straconsigliato come giocatore. E poi che fai? Anche qua, secondo te non usciva da Matraoré quest'anno? 4-4, quindi busta al piede debole, un treno velocissimo, non si gira manco con la gru perché ha il body type suo super muscoloso e 90 di forza. Però se lo volete mettere in fascia questo a correre come un trattore, diventa pure lengthy, onestamente potrebbe essere abbastanza carino, anche perché poi vi parte da punta, lo potete spostare laterale, può fare anche la T, quindi magari in un 4-3-2-1 lo potete già piazzare là, e il suo continuerà a farlo fino alla notte dei tempi, il nostro bodybuilder preferito. Marcelino Panevino è un 5 skill 3 piede debole del campionato della MLS, gioca nell'Atlanta United argentino. Onestamente Marcelino Panevino, anche a te ti auguriamo buon anno, ma sinceramente non ci vedo la sua grandissima utilità. Poi abbiamo Garrido, un altro giocatore abbastanza esotico, 3-3 della Liga Santander, 84 di overall, che si commenta abbastanza da solo. Chiudiamo invece con Eric Bailly, altro giocatore super interessante, il cui prezzo si attesta più o meno sui 68.000, quindi qualora abbiate una Liga e vi serve un giocatore di questo tipo, potete tranquillamente sbloccarlo, provarlo, vedere come vi trovate, perché a livello statistico ci siamo, buono anche il work rate, per cui è un difensore che sembra essere tutto rispetto, anche 1,86 m, una bella stazza, quindi è il solito Buffalo Bailly al quale siamo abituati. Ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti quale giocatore vi aspettate che possa essere la rivelazione di questa squadra, cercherò di provarveli e di portarvi magari qualche review sul canale. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata e soprattutto un buon anno, ragazzi, che possa portarvi a realizzare tutti i vostri obiettivi. Io vi saluto e ci vediamo domani mattina, come al solito, in live. Ciao ragazzi.